un affare interno ai commisso che avrebbero regolato i conti in famiglia o un attacco ai commisso che lascerebbe presagire sinistri venti di guerra mafiosa. Dopo le grandi operazioni di polizia giudiziaria che hanno messo in ginocchio uno dei più temibili locali indranghettistici della Locride, l'omicidio di Carmelo Mino Muià, vittima giovedì scorso di un'esecuzione a colpi di pistola davanti alla sua abitazione in via Dromo, riaccende i riflettori su Siderno. Siderno, uno dei crocevia del maxi processo crimine, all'epilogo del quale venne condannato a 8 anni di carcere. 6 scontati, a piede libero dal 22 giugno del 2016, Muià nell'aprile 2017 aveva subito un'ulteriore condanna, in primo grado, a 4 anni di reclusione nel processo morsa sugli appalti. Bersaglio di un'aggressione patrimoniale da parte delle forze antimafia, la sua azienda aveva di fatto il monopolio nelle forniture di carne alle macellerie sidernesi. Luogotenente di Giuseppe Commisso il Mastro, Carmelo Muià avrebbe anche ottenuto la dote di Vangelo, sedendo al tavolo delle decisioni con i pezzi da 90 del locale mafioso e intessendo strategie politiche e criminali. Una figura che negli anni avrebbe assunto sempre maggiore influenza e la cui autonomia decisionale, nel vuoto di potere lasciato dai capi bastone detenuti, potrebbe aver alterato la geografia mafiosa facendogli perdere pesanti coperture. Da Siderno per la CNews 24.